La presenza di telecamere è segnalata già qui, ma in realtà dobbiamo percorrere tutta questa strada via lungo via di macchia Saponara per arrivare ai primi occhi elettronici. Quella telecamera del consorzio Casal Palocco punta proprio nella direzione, siamo a 400 metri del luogo dell'impatto, lì dove mercoledì scorso la Lamborghini si è scontrata con la Smart. I tecnici dei vigili urbani hanno acquisito i filmati di questi occhi elettronici, ci potranno dire in che condizioni era il traffico quel pomeriggio, forse anche la velocità a cui andava la Lamborghini e se c'è stato un eventuale sorpasso, qualche manovra azzardata in questo tratto di strada. E poi c'è il giallo di una terza auto, si parla di una Mercedes che forse sarebbe stata sorpassata dalla Lamborghini a grande velocità proprio mercoledì prima dell'impatto con l'auto guidata dalla mamma del piccolo Manuel, ma su questa notizia i vigili urbani smentiscono, dicono che no, quando sono stati fatti i rilievi c'erano solo due auto, smentiscono quindi la presenza di un terzo veicolo. Intanto sono stati sequestrati diversi dispositivi elettronici durante la perquisizione in casa di Matteo Di Pietro, il conducente del SUV indagato per omicidio stradale, e vanno avanti anche le analisi sui cellulari dei quattro ragazzi che erano in auto con lui. Si stanno analizzando anche le chat tra i giovani avvenute prima, durante e dopo il fatidico incidente. Thank you.